questo non era un V-Day, era la presentazione di una cosa strana, e ci tengo a dirlo perché è ancora una cosa strana per i tanti, anche per me. Vediamo l'evoluzione, secondo me sarà una cosa che ne parleranno. Beppe Grillo ormai è diventato un politico? Cosa, ma no, io sono sempre stato un politico. Io andavo sul palco con la macchina a idrogeno, mettevo la mascherina, respiravo dal corpo, facevo vedere le fibre ottiche, quelle, ci ho sempre fatto vedere i pannelli, la taglierba con i pannelli solari. Mi sono sempre stato curioso, lo spazzolino che buttavi via il pezzettino. Io ho sempre fatto una politica straordinaria. Partiamo dal basso, noi siamo lunghi per DNA, il nostro movimento è partito, non si ferma più, è lento. Siamo in 40, insomma, siamo in 30 città come consiglieri comunali. Saremo adesso con le regionali, magari una o due regioni potremo entrare, e poi piano piano farà il movimento, è nato. Quindi ognuno avrà una password, voterà, si metterà online tutto. Le proposte che ho fatto stasera non sono vincolanti, sono una parte di quello, si discuterà come abbiamo sempre fatto. Sono quelle le primarie. Quindi, e poi vediamo in che buco nero cadremo. Cosa si inventeranno per fermarci? Non lo fermi. La cosa essenziale che devono mettersi in testa è che questa realtà, la rete, non si ferma. Loro sono fuori della storia, o capiscono che cos'è, o vengono a parlare, o la capiscono, quindi la usano, o sono fuori della storia. Grazie a tutte le lezioni, da ora in poi. Quelle che possiamo supportare, cioè due o tre regioni che abbiamo detto, che sicuramente il Piemonte e l'Emilia, e poi vediamo la Campania, se è possibile, dove abbiamo possibilità di prendere qualche risultato, non fare delle figure. Lì il territorio è già ben coperto dai MITA, dalle liste civiche, Bologna, Modena, Reggio, Cesena, Forlì, sono agguerritissimi, sono straordinari. Stranamente nel regno del PD noi abbiamo eroso tutto quello che... ed è bellissimo perché tanti del PD verranno con noi e stanno venendo con noi perché hanno capito che quelle dieci sarcofagi che sono le stampelle di Berlusconi hanno capito che lo tengono in vita con le leggi, l'hanno tenuto in vita adesso non andando a votare sullo scudo fiscale. Veramente sono penosi, mi fa molto più pena un dirigente del PD oggi, pena, mi fa incazzare, mentre quell'altro è malato, ormai siamo nella psichiatria, di qua siamo nel furro, mi fanno incazzare proprio perché c'è una malafede totale. Secondo te cosa diranno domani i giornali dell'evento di oggi? Grillo attacca Napolitano, lo chiama Ponzio Pelato. Mentre invece della manifestazione per la libertà di stampa, che cosa pensi? Per me è stato un candelotto fumogeno. Fumogeno, te li immagini, vogliono la libertà di stampa, se lo dicono tra loro. È come prendere la più grossa mignotta d'Europa e farla diventare vergine in 24 ore.